Proviamo a fare un ulteriore punto della situazione attraverso un parere decisamente autorevole. Per questo andiamo a Chieti da Paolo Renzetti, perché in sua compagnia c'è il professor Jacopo Vecchiet, che dirige la clinica di malattie infettive presso l'ospedale di Chieti. Allora, buon pomeriggio Paolo. Grazie Andrea, grazie, buon pomeriggio, un saluto cordiale davvero ai nostri telespettatori. Io ringrazio, come hai fatto tu, il professor Jacopo Vecchiet, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti. Ci troviamo all'esterno ovviamente della clinica di malattie infettive. Professor Vecchiet, qual è la situazione al momento? Beh, la sensazione è che i pazienti stanno aumentando, sono sempre più i pazienti che arrivano con i classici segni della malattia da coronavirus, quindi sicuramente il trend è in aumento. Quanto bisogna essere preoccupati in questo momento con questi numeri, con questo trend in aumento? Le aziende si stanno muovendo e l'anatomia stessa degli ospedali è stata drammaticamente modificata, quindi i reparti ad esempio di medicina ormai sono pronti ad accogliere nel caso serva questi pazienti e la cosa importante è che ognuno di noi deve capire che può contribuire e quindi noi in ospedale facciamo il nostro, però chi è a casa deve capire che è importante l'isolamento, quindi è importante evitare che ci siano nuovi contagi e lo strumento migliore che ognuno di noi può adottare è quello di ridurre al massimo la circolazione. Ricordiamo, professore, che comunque la stragrande maggioranza delle persone colpite da Covid-19 sono persone con un'età un po' avanzata, è così? O negli ultimi tempi l'età media si è abbassata delle persone positive? Guardi, queste informazioni un po' scaramantiche, un po' consolatorie, io le dico questo: la malattia, da quella che è la nostra sensazione, ha tre diverse caratterizzazioni. Esiste una percentuale, probabilmente anche io mi auguro enorme, di soggetti che ha pochi sintomi. Esiste una percentuale un po' più alta di soggetti che ha bisogno di un'ospedalizzazione e quindi deve venire in ospedale perché ha bisogno di qualche terapia, ha bisogno di un po' di ossigeno. E poi c'è invece purtroppo il gruppo di pazienti che è quello più preoccupante, che necessita di una addirittura assistenza rianimatoria, cioè sono pazienti che vanno intubati. Nessuno di noi sa a priori se appartiene alla prima, alla seconda o alla terza categoria. Quindi il consiglio è: evitiamo il contagio e stiamo a casa. Poi le ripeto, noi abbiamo visto anche ragazzi giovani che hanno una sindrome respiratoria importante. Quindi io non farei al momento valutazioni di questo tipo perché i dati sono comunque ancora nuovi, è una malattia nuova e quindi prima di poter trarre delle conclusioni ci vorrà del tempo. Si dice che sì Andrea. Sì, volevo chiedere anche su questo aspetto, se ne è parlato molto nella conferenza stampa, ne ha parlato il presidente Marsiglio, una delle più grandi emergenze in questo momento è anche il reperimento dei materiali. Oggi il presidente Marsiglio ha detto sono arrivate 20.000 mascherine di P2, però ad esempio per quanto riguarda i ventilatori, i monitor, c'è grande esigenza, c'è grande richiesta. Ecco, possiamo parlarne anche con il professor Vecchiet, visto che lui è proprio sul campo. Certo, allora giro la tua domanda al professor Vecchiet, chiedeva Andrea Costantini da studio, se ne è parlato questa mattina in conferenza stampa, sia il presidente Marsiglio che anche il dottor Albani hanno parlato di questa problematicità del reperimento dei materiali, dei dispositivi di difesa e anche di ventilatori e monitor. C'è una emergenza, c'è una problematicità sotto questo punto di vista, professor Vecchiet? Guardi, è chiaro che qualsiasi struttura, anche la più organizzata, di fronte a dei numeri elevati può entrare in crisi.
se lei guarda le regioni del nord, che da sempre sono un punto di riferimento per l'organizzazione e la capacità di produrre assistenza sanitaria, sono entrate in crisi. Io mi auguro che la nostra regione possa giovarsi, perché questo provvedimento di chiusura rispetto alla circolazione è intervenuto quando la pandemia stava progredendo nella nostra regione. C'è stata, diciamo, una correlazione temporale che spero tutti ce ne possiamo giovare, però le ripeto, l'autodeterminazione è fondamentale, quindi rimanete a casa, vi ripeto. Professore, tornando al discorso che stava facendo prima, parlava anche di persone asintomatiche che hanno contratto il virus del Covid-19 ma sono asintomatiche. È vero, come abbiamo letto, come abbiamo sentito, che queste persone non sono contagiose, cioè non trasmettono il virus? Guardi, il virus trova una sua collocazione importante nelle vie respiratorie, si replica in maniera molto attiva nelle vie respiratorie, le colonizza, e quindi noi sappiamo che la trasmissione del virus avviene attraverso le secrezioni, attraverso le congiuntive. In teoria un virus che replica poco, quindi che è nella fase asintomatica e quindi che non dà sintomi, dovrebbe non essere così importante in termini di diffusione della patologia stessa. Però anche questo, ripeto, direi che non deve assolutamente confondere. Si stanno analizzando tantissimi tamponi nella nostra regione, c'è la possibilità, ne parlavamo anche prima, lo dicevano anche questa mattina in conferenza stampa il Presidente Marsiglio, anche gli assessori, la possibilità che il trend per altri giorni continui a crescere? Sì, questo, le ripeto, è la sensazione che noi stiamo vivendo, al punto che il concetto stesso di specialistica è venuto meno. Noi eravamo abituati a occuparci come specialisti delle patologie infettive, i numeri ormai sono tali che anche i colleghi della rianimazione stanno facendo un lavoro meraviglioso, i colleghi della pneumologia, i colleghi delle medicine, perché in questo momento il concetto è che il paziente va assistito. Professore, questi farmaci che si stanno utilizzando in diversi ospedali del paese per contrastare il Covid-19 stanno dando, mi corregga se sbaglio, dei discreti risultati. Ci si può lavorare, si può lavorare sotto questo aspetto? Ma io direi di sì, nel senso che da questo punto di vista io sono abbastanza ottimista. Io credo che arriveremo anche a breve ad un vaccino. Insomma, la storia del rapporto tra l'uomo e il virus vede, insomma, sicuramente la capacità dell'uomo di produrre terapie, strumenti diagnostici, quindi siamo in una fase appunto nuova, e quindi la cosa importante è che ognuno di noi contribuisca alla riduzione della circolazione del Paolo. Virus. Professor Vecchietto, le faccio un'altra domanda. Sì, Andrea. Proprio in riferimento ai farmaci che si stanno testando in via sperimentale, avevamo letto che a Chieti si sarebbe testato il Remdesivir. Ecco, puoi chiedere al professor Vecchietto se effettivamente questo farmaco è stato testato, se ci sono già dei primi risultati? Professor Vecchietto, a Chieti si sta utilizzando il Remdesivir come farmaco, avete già dei risultati? Abbiamo avuto la disponibilità da parte dell'azienda, ma il farmaco non è ancora arrivato. Come Quindi ancora iniziate farmaco? Diciamo con no. La somministrazione? No. Come funzionerebbe poi, una volta arrivato, cioè l'utilizzo, la modalità di utilizzo di questo farmaco sulle persone positive? Beh, è un farmaco che sembra avere una certa capacità di inibire la replicazione virale, quindi dovrebbe in qualche modo consentire il miglioramento della condizione clinica del paziente. Siamo in piena emergenza, professore, poi la lasciamo ovviamente al suo lavoro, ci ha Grazie. Dedicato fin troppo tempo. Siamo in piena emergenza, ieri è stata delineata nella nostra regione dal Presidente Marsiglio una zona rossa nella Valfino e nel comune di Elice, in provincia di Pescara. Secondo lei è ipotizzabile in questo momento trovare una data, un periodo in cui questa emergenza possa allentarsi? Quanto tempo ancora dovremo fare i conti con questa emergenza e quando si potrà dire che, insomma, le cose potranno iniziare a andare meglio? E poi le chiedo anche, è vero che con il caldo potrebbe andare in difficoltà il Covid-19?
Guardi, rispetto a una data probabilmente ha bisogno di un esperto più esperto di me, perché io non glielo so proprio dire. Sicuramente la Regione sta facendo un grandissimo lavoro di coordinamento e quindi loro saranno i primi a rendersi conto di come avverrà una riduzione della diffusione del virus. E quindi sicuramente io mi auguro che questo possa avvenire in tempi molto rapidi. Sulle abitudini del virus in termini alla bella stagione, anche lì non mi esprimerei, anche perché in questo momento, le ripeto, noi dobbiamo un po' pensare al gioco del domino. La prima tesserina non entra mai in contatto con l'ultima, ma cadono entrambe per delle dinamiche identiche. Se noi riusciamo a distanziare lo spazio tra le tesserine del domino, evitiamo che anche le ultime vengano colpite da questo fenomeno e quindi stiamo a casa. Grazie al professor Jacopo Vecchietti, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti. Grazie e buon lavoro, professore. Grazie. Linea allo studio da Chieti, è tutto.